Questo breve video, una pillola, presentiamo il primo laboratorio che si svolge in prima. Segni un po' suonati, fa parte di un percorso triennale e si svolge durante il primo quadrimestre, condotto in classe dagli insegnanti di arte e di musica. Sto facendo viola. Si cerca di accrescere, di potenziare l'attitudine dei ragazzi per la comunicazione non verbale. Si fanno delle attività che utilizzano e sperimentano entrambe le forme espressive contemporaneamente. Il laboratorio ha un approccio molto pratico e i ragazzi partono da una fase di esplorazione di questi linguaggi per poi arrivare a creare dei propri prodotti, dei propri elaborati, anche complessi. È il contemporaneo che entra a scuola. Gli studenti esplorano nuove forme di espressione artistica e musicale. Possono realizzare con oggetti, suoni, immagini elaborati grafici e anche digitali per creare forme sonore visive anticonvenzionali, informali, il più personali possibili. E noi ad occhi chiusi dovevamo segnare con una matita, un pennarello colorato, quello che sentivamo sotto forma di disegno. E con arte e musica abbiamo fatto un disegno su un cartellone, abbiamo preso delle sagome e le abbiamo attaccate nel cartellone, poi le abbiamo colorate e alcuni hanno immerso le mani nel colore e hanno fatto le stampe delle proprie mani sul cartellone. L'obiettivo principale del percorso triennale è comprendere i fenomeni artistico-musicali, superando la separazione classica tra linguaggi non verbali e incoraggiando i ragazzi a esplorare nuove tecniche, nuove modalità per comunicare ed esprimersi attraverso una varietà di media e di codici espressivi integrati. Questo laboratorio si chiama Segni un po' suonati, con una felice definizione coniata da una nostra collega, e dura tutto il primo quadrimestre per due moduli settimanali ed è condotto dagli insegnanti di arte e musica in compresenza. Nella prima parte del percorso Segni un po' suonati vengono proposte attività di ascolto, di osservazione e di rielaborazione grafica e sonora di suoni e segni. Ad esempio, no, la prima proposta didattica prevede l'ascolto di vari suoni d'acqua, pioggia, cascate, suoni appunto di vario tipo che provengono dall'acqua e vengono invitati i ragazzi a rappresentarli con segni e con colori. Un'altra attività successiva è quella di una sorta di indagine sul territorio realizzata dai ragazzi. Ci muoviamo nello spazio circostante la scuola e i ragazzi vengono invitati a fare una mappatura dei luoghi e dei suoni soprattutto. Quindi questa mappatura poi viene tradotta in forma digitale attraverso mezzi multimediali. Si passa poi successivamente ad un approfondimento del rapporto tra il segno e il suono. Vengono proposti ai ragazzi la visione di video di opere musicali particolari come Clapping Music di Steve Reich o Stripsody di Katy Barbarian, utilizzati da una notazione fatta di simboli legati al fumetto, per esempio, per Stripsody, e legati invece a simboli geometrici per Clapping Music. A questo punto i ragazzi sono invitati in prima persona a creare delle sequenze ritmiche o sonore e a rappresentarle con una partitura informale, quindi non utilizzando quello che normalmente vengono insegnato come l'unico modo di scrivere la musica. Abbiamo notato che uno strumento, un mezzo che accoglie sempre il favore dei ragazzi è quello della stop motion realizzata e declinata in varie modalità, quella tridimensionale, quella in fase con l'utilizzo di disegni successivi. Quindi l'elaborato finale di questo laboratorio è proprio la realizzazione di un piccolo cortometraggio in stop motion. E molto spesso questa attività conclusiva raccoglie grande favore fra i ragazzi perché è piuttosto divertente il risultato. È un'attività coinvolgente proprio perché coinvolge sia gli aspetti, sia il corpo, la voce per quanto riguarda il suono, i colori, i materiali, che poi invece l'utilizzo di strumentazione
gli strumenti tecnologici, come per esempio l'applicazione per creare gli stop motion, per creare un prodotto finale. La valutazione non avviene, come si può facilmente immaginare, attraverso prove di verifica tradizionali, ma invece è semplicemente un'osservazione del percorso dei ragazzi, sia per quanto riguarda la partecipazione, che la collaborazione, la capacità di lavorare in gruppo, che l'espressività e quindi l'utilizzo di canali espressivi di linguaggi non verbali per creare qualcosa di nuovo ed esprimersi. In un ambito dove non è facile la valutazione, come quello creativo, espressivo, musicale, dove tutto è molto soggettivo, abbiamo deciso per la valutazione di attenerci a una rubrica precedentemente progettata. Il laboratorio Segni un po' suonati, come del resto i successivi, è un'esperienza che arricchisce i ragazzi e che li stimola all'espressione artistica. Tra gli altri, uno dei punti di forza di questa attività è quello di valorizzare le capacità dei ragazzini, diciamo, più indietro, più problematici, che possono scoprire dei talenti diversi e sulla base di questi essere valutati, venire incentivati, trovare nuovi stimoli nell'approccio alla scuola. Inoltre il laboratorio contribuisce allo sviluppo delle capacità cognitive attraverso l'utilizzo dei canali percettivi, visivo e uditivo. In base alla nostra esperienza possiamo dire che gli studenti si dimostrano di solito molto coinvolti in questo laboratorio, perché possono lavorare in gruppo, perché utilizzano il corpo, la voce, gli oggetti, i colori e anche gli strumenti tecnologici.